Siamo in Piazza di Grassina, il centro del comune di Bagnaripoli, dove è iniziato in questi giorni il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Ci spiega in che cosa consiste? Sì, il progetto è un progetto sperimentale che vuole essere l'avvio per un progetto molto più ampio di un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti nel nostro territorio, nel comune di Bagnaripoli. Il progetto è di natura sperimentale, cioè in questa prima fase valuteremo quelle che possono essere le criticità, quelli possono essere i vantaggi, dove possiamo aggiustare questo metodo di raccolta. Intanto un ringraziamento sincero ai cittadini che hanno prestato, diciamo, la loro quotidianità a, in qualche modo, a mettersi anche a servizio della comunità per poter vedere se come si può ottimizzare questo tipo di servizio. Chiaramente noi come amministrazione comunale siamo sempre a disposizione per ottimizzare il servizio e quindi anche ascoltare i cittadini che vorranno segnalarci, darci dei consigli, dei suggerimenti su come organizzare meglio il metodo della raccolta. Il progetto ha la finalità di portare il centro di Grassina a una quota tra il 65 e il 70% di raccolte differenziate, quindi raddoppiando rispetto ad oggi, ed aumentare quindi a livello comunale la percentuale di raccolta differenziata per raggiungere entro la fine dell'anno in modo stabile il 65% di media comunale. Per i cittadini, per le utenze, per anche gli esercizi commerciali che operano nell'area soggetta alla sperimentazione sono inoltre previste importanti sgravi fiscali sulla TARI, sulla tassa sui rifiuti, proprio per cercare in qualche modo di incentivare il servizio, ma anche dare un ringraziamento concreto ai cittadini che stanno dando una mano per l'ambiente e per migliorare il decoro del nostro comune, nel caso specifico della frazione di Grassina. Un altro tema che le sta a cuore è quello dell'edilizia scolastica. Ora le scuole sono chiuse, è previsto qualche intervento in questo periodo? Assolutamente sì, è previsto quasi 1 milione di euro di investimenti soltanto per quest'estate. Nelle settimane scorse insieme agli assessori competenti abbiamo svolto una serie di sopralluoghi nelle nostre scuole per vedere un po' quelli che saranno i lavori da fare e quelle che saranno un po' le situazioni più critiche. 1 milione di lavori, di cui 650.000 euro interesseranno la scuola media Granacci con la realizzazione di una nuova palazzina che sarà destinata alla segreteria, in modo da poter liberare più spazi all'interno dell'attuale plesso scolastico da destinare alla didattica. È previsto una risistemazione della palestra sempre della scuola Granacci e poi lavori sulla scuola elementare e sulla scuola materna e sull'asilo nido di Cocchi a Balatro, dove è prevista la risistemazione, un'igienizzazione di tutta la struttura, ma soprattutto la sistemazione a norma sismica per fare proprio della scuola di Balatro la prima scuola antisismica al 100% rispetto alle ultime normative in materia del nostro territorio, che sarà un po' anche un modello rispetto alle scuole dell'area fiorentina. Quindi dove altri interventi poi saranno comunque riguarderanno più o meno tutte le scuole, abbiamo visto. Quindi ecco, un impegno importante anche per quest'estate sul fronte dell'edilizia scolastica. 1 milione di euro di investimenti, quindi si parla di risorse economiche, di bilancio. E a che punto è il Comune con l'approvazione del suo bilancio? Siamo ormai prossimi all'approvazione del bilancio di previsione. È un bilancio che non è stato semplice chiudere, perché quest'anno ci sono stati molti cambiamenti normativi, ci sono stati ingenti tagli, altri 700.000 euro di tagli, un patto di stabilità ancora troppo pesante, però abbiamo chiuso un bilancio che nel suo piccolo, per quanto riguarda il Comune di Bagnaripoli, abbiamo cercato di fare una politica finanziaria e di bilancio del Comune di tipo espansivo. Abbiamo cercato cioè di ridurre quanto è possibile le imposizioni fiscali. Ci saranno per tutti i cittadini un decremento della TARI del 4%, ci saranno delle nuove opzioni anche sulle tariffe per i servizi ad esempio scolastici, e dall'altra parte però abbiamo cercato anche, grazie a una razionalizzazione delle spese correnti e anche a una razionalizzazione
delle spese sul personale, abbiamo cercato anche di aumentare gli investimenti per il territorio. Quindi abbiamo cercato di fare un po' anche nel nostro piccolo, nel Comune Bagnaripoli, la nostra parte per migliorare la qualità da un lato, ma anche un po' le condizioni economiche delle nostre comunità. Una domanda di attualità e di questi giorni, il dibattito, non solo di questi giorni, ma il dibattito sulla vendita da parte della città metropolitana dei terreni dell'azienda Mondeggi Lappeggi. La sua opinione? Beh, la mia opinione è che c'era e c'è ancora tempo per discutere su un progetto vero su Mondeggi, che è la cosa a cui noi teniamo moltissimo, per cercare di mantenere un ambiente bello, un paesaggio straordinario come quella dell'area di Mondeggi. Chiaramente la preoccupazione è che si proceda verso una vendita a pezzi, ed è la cosa che più di ogni altro ho timore e che più di ogni altro voglio lavorare per scongiurare. Però c'è tempo e modo per ragionare su un progetto importante con la città metropolitana, che è proprietaria dell'area, e credo un tavolo si possa già ad aprire nei prossimi giorni, un tavolo su cui si possa lavorare concretamente per un progetto vero. La residenza sanitaria assistenziale Villa Iole ha celebrato mezzo secolo di vita e di lavoro con la terza età, sabato 23 maggio alla Blue Clinic. All'appuntamento hanno preso parte il sindaco Francesco Casini, Massimo Mattei, presidente del consorzio Il Borro, e l'amministratore unico Niccolò Sborgi, con la responsabile di struttura Veronica Calonaci. Villa Iole, da semplice struttura privata, ha assunto nel tempo un ruolo di interesse pubblico nella rete dei servizi sociosanitari del territorio, collaborando con l'ASL 10 e con i servizi sociali dei comuni. Il convegno del 23 maggio è stato un momento di riflessione sull'invecchiamento che cambia, ma anche una giornata di festeggiamenti e di divertimento, con la festa per gli ospiti e le loro famiglie, e un torneo di calcetto tra squadre di Villa Iole, Villa Amelia, Villa San Martino e il centro La Blue Clinic. Quest'anno ci sono diverse iniziative sul nostro territorio per il periodo estivo, insomma giugno e luglio. La totalità di queste iniziative è stata sì organizzata in gran parte dal comune, ma sarebbe stato sicuramente impossibile portare avanti l'organizzazione e portarla in fondo se non ci fosse stata una partecipazione del comitato Vivere all'Antella, un comitato formato da commercianti e liberi cittadini. Ha organizzato questa Antella in Festa con un programma molto ricco dal 10 al 14 giugno, dove si alterna musica, teatro, sport, cene insieme, diciamo per tutte le età. Poi il 29 di giugno torniamo a fare la cena del patrono a Bagnaripoli, appunto per festeggiare tutti insieme, e a Grassino le notti bianche, sempre organizzate grazie al centro commerciale naturale Grassino nelle sue botteghe, il primo e l'8 di luglio. In Piazza della Pace invece a Bagnaripoli, a partire dal 18 giugno, si esibiranno delle formazioni musicali di musica classica e musica moderna, e poi faremo esibire i saggi delle scuole di musica del territorio, della scuola di musica Arts Nova e delle altre scuole. Ai Ponti il 3 luglio faremo esibire gli allievi della scuola di musica moderna Lizard di Vallina, e il 10 ci sarà una serata dance che comincerà alle 5 e mezzo e finirà a tarda notte. Devo anch'io ringraziare le associazioni e dire che in particolare l'associazione Palio delle Contrade, che ci aiuterà per la manifestazione dei Ponti. Per Piazza della Pace l'SMS di Bagnaripoli. Grazie. Siamo qui a Grassina nella sede del Calcit con il presidente Giorgio Becattini. Ci parli un po' del Calcit. Ma il Calcit è un acronimo che recita così: Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori. Già questo la dice lunga su quelli che sono i nostri scopi, qual è la natura anche della nostra associazione. Noi ci interessiamo di tutte quelle attività a sostegno della sanità pubblica, perché noi diamo soldi alla sanità pubblica, non riceviamo dal pubblico,
e vogliamo aiutare i cittadini in questo modo, semplicemente cercando di far funzionare al meglio quelle che sono le strutture ospedaliere che si interessano di oncologia. E non è casuale che presso l'ospedale Santa Maria Annunziata, che nella nostra zona, ci sia proprio uno sviluppato centro di ricerca e un altrettanto sviluppato centro di cura delle patologie oncologiche. Addirittura il direttore del dipartimento è stata negli anni 80, anni 90, un giovane medico che è convenzionato proprio nella nostra struttura. Anche molti eventi sono stati fatti dal Calcit, ad esempio quello del 31 maggio scorso. Ce ne vuol parlare? Sì, mi fa piacere perché il 31 maggio c'è stata una cerimonia di premiazione del 25esimo concorso nazionale di poesie, attraverso il quale noi cerchiamo anche di raggiungere quelle vasti strati della società. Da 5 anni abbiamo anche aperto una sezione rivolta ai giovani studenti delle scuole medie e addirittura della scuola materna, e questo evento è stato festeggiato, se vogliamo usare questo termine, il 29 mattina in una sala gentilmente concessaci dal Circolo di Credi Culturali di Antella, alla presenza degli alunni di 7 seconde classi della scuola media Francesco Redi, quindi si trattava di circa oltre 200 ragazzi, hanno prodotto oltre un centinaio di componimenti poetici, curati chiaramente e seguiti dalle loro insegnanti di lettere, il cui componimenti sono stati poi pubblicati a cura del Comune in un volumetto. Quindi, e mentre il 31 c'è stata la cerimonia di premiazione dei poeti, con la presentazione di un volume particolarmente importante e impegnativo per la nostra associazione, che è quello di aver pubblicato le poesie premiate negli ultimi 10 anni, accompagnate e seguite e connaturate, oso dire, con quelle che sono le sensazioni dei giovani fotografi hanno avuto leggendole e producendo quindi scatti fotografici e quindi coniugando l'immagine alla poesia. Ecco, questo è un volume importante per noi.